Ciao ragazzi, bentornati sul canale ufficiale Langa Studios. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno dei progetti video Langa e parliamo di comunicazione social in ambito sportivo, perché tra i primi che hanno compreso l'importanza di avere una strategia, una comunicazione social ben rodata, ben pianificata, ci sono appunto le società sportive che devono comunicare con i loro tifosi, magari sparsi in tutto il mondo, e devono farlo con una strategia ben delineata. Quindi anche la comunicazione delle squadre sportive deve essere curata e passa da tutte le fasi, dal pre-partita fino a quello che succede durante, a quello che succede dopo. Prendiamo ad esempio un momento importante, un gol. Ecco, il nostro video del pallone che entra in rete e lo adattiamo cercando di far arrivare la parte principale della ripresa, ovvero il pallone che entra in rete, al centro. Per dargli un po' di dinamismo utilizziamo un video astratto, pieno di colori, sfumature, che magari, come in questo caso, ricordino i colori sociali della squadra che stiamo andando a promuovere, e lo applichiamo in modalità tonalità. Perché? Perché, come vedete, ora il nostro video ha cambiato impostazione cromatica. Quindi occupiamoci poi della scritta, con la quale abbiamo deciso di imitare l'urlo di gioia dei tifosi al gol segnato. Quindi gli diamo un movimento verticale, un po' come le gradinate, no? E gli diamo anche un effetto eco, sfumato, distorto, che ricordi un po' le persone che si agitano sugli spalti per festeggiare la segnatura della rete. Lo facciamo fermare in mezzo per permettere a chi deve pubblicare il video di inserire il nome del giocatore, il minuto e altri dettagli, ed è pronto per essere pubblicato.